Tiro di meta! Tiro di meta! Tiro di meta! Tiro di meta! Cari follower, avrete notato una partenza piuttosto volgare per questo tipo di programma, ma è tutta colpa di questo videogioco, meglio non di questo, ma di un episodio particolare della serie Formation Soccer della Human che analizzeremo quest'oggi. Da questa schermata di selezione della squadra cominciamo a guardare qual è stata la prima edizione di Formation Soccer mai pubblicata, ovvero quella per PC Engine del 1990. Tra l'altro vediamo come ci permetta anche di scegliere lo schema e controllare il portiere, mentre per l'avversario è tutto casuale. Ma ritorniamo al gioco, perché è importante dire come nel 1990, quindi all'uscita di questo Formation Soccer, non vi fossero altri titoli calcistici per la console NEC. Sembra abbastanza bizzarro, ma ricordiamoci sempre che il calcio non è lo sport nazionale giapponese, che è il baseball. Per la Human, quindi, il campo, scusate la metafora, era davvero sgombro. Ma Formation Soccer non si impose come miglior titolo per PC Engine in tema calcistico solamente per assenza di concorrenti, dato che per il tempo era un prodotto con le sue qualità. Il tema del relativo disinteresse dei giapponesi verso i titoli calcistici viene ripetuto spesso nella mia serie di video riguardanti appunto questa disciplina, ma è veramente fondamentale. Il talento nipponico, prima di scoprire che miniera d'oro fosse il calcio, è stato impegnato altrove, e non è un caso che i titoli calcistici più rilevanti degli anni 80 e dei primi anni 90 siano stati europei, addirittura con qualche buon esempio italiano che prima o poi analizzeremo. Ma ritorniamo a Formation Soccer, che ci presenta la possibilità di disputare partite sia in modalità esibizione, sia nel classico torneo e eliminazione diretta. Niente di particolare. Il Formation Soccer come titolo è stato scelto probabilmente per la possibilità di cambiare appunto l'assetto tattico della squadra, che rimarrà una costante anche negli episodi successivi della serie. L'impostazione di gioco viene vissuta tramite la solita inquadratura, come si diceva un tempo, a volo di rondine, quindi con una telecamera al di sopra del campo che lo fa scorrere prevalentemente in verticale, con le porte quindi posizionate agli estremi alto e basso del campo. Fra i molti titoli con queste caratteristiche, devo dire che Formation Soccer mi è sembrato uno tra i più confusi per quanto riguarda la fase di gioco. I tasti di gioco, oltre alla croce direzionale, sono due e mezzo, diciamo. Il primo tasto ci consente di tirare, di rinviare lontano, comunque di colpire con potenza il pallone. Il secondo invece permette un tocco molto più morbido, molto più corto, relativo solamente al passaggio. E questo è una delle cose che funzionano peggio in tutto Formation Soccer, perché il passaggio sarà possibile indirizzarlo solamente al giocatore che sarà selezionato in quel momento con una indicazione particolare. Esso si troverà semplicemente nelle nostre vicinanze, potrebbe essere avanti, di lato, ma anche dietro. E quindi il passaggio non è molto utile, perché non possiamo realmente mandare la palla dove vogliamo. Ma il programma ha in generale qualche problema a selezionare il giocatore opportuno nel momento adatto. Infatti, anche quando dovremo difendere, la selezione automatica sarà spesso tardiva. E potremo utilizzare il mezzo tasto a cui facevo riferimento prima, ovvero il run, che su altre console viene chiamato start, e che quindi si trova in posizione leggermente sfalsata rispetto ai normali tasti di gioco, risultando particolarmente scomodo durante l'azione. Anche perché si tratta di qualcosa che dovremmo effettuare in fase difensiva, quando il momento è più concitato. La conseguenza è che le azioni in Formation Soccer sono raramente ben imbastite e piuttosto casuali. Nel frattempo la Polonia mi ha segnato un secondo gol, e vi faccio anche notare come le divise siano, ad eccezione di poche squadre, del tutto sbagliate. Ritorniamo alla casualità delle azioni. In Formation Soccer è molto importante anche un altro parametro che fino a questo momento non abbiamo nominato, ovvero quello dei contrasti e del rubare palla in generale. Infatti il tasto della scivolata è particolarmente efficace, e quando la palla soprattutto è a mezz'aria ci saranno molte possibilità di contendersela. In certi frangenti sembra rugby piuttosto che calcio, e la cosa non è molto divertente. Anche perché una delle cose migliori di questo sport è quella di riuscire a creare il gioco di squadra, il famoso gioco di squadra che gratifica il giocatore con azioni appaganti, ben orchestrate. Tutto ciò non esiste nella maniera più assoluta in Formation Soccer.
Inoltre, quando siamo lì lì per finalizzare un'azione offensiva, ci troveremo di fronte a un portiere davvero imprevedibile, capace così tanto di miracoli impossibili, così come di farsi passare la palla con grossa ingenuità. Vogliamo fare un paragone con i computer? Beh, Kickoff o anche Microprose Soccer, per rimanere nei computer a 8-bit, erano molto ma molto più divertenti. Ma direi anche solo semplicemente ben pensati. Nonostante tutto questo, Formation Soccer è stato un videogioco di successo in ambito calcistico per il PC Engine e siccome in quei tempi si stava imponendo un'altra console sul mercato, la Human pensava anche ad essa. Dopo aver monetizzato su PC Engine, quindi la Human si sposta sul Super Nintendo, che era pressappoco la nuova generazione di console per il mercato giapponese. Come vediamo le opzioni sono grossomodo le stesse, notiamo quella Coppa del Mondo, dopo ne parleremo. Il menu di selezione della squadra è leggermente diverso, ma la sostanza non cambia, anche i colori sono abbastanza sballati. Ecco la selezione della formazione, elemento caratterizzante almeno nel titolo, dato che poi ce l'avevano tantissimi altri calcistici, del videogioco. Rispetto al PC Engine potremo anche influire sulla rosa di giocatori che andrà in campo, quindi c'è un maggiore controllo da parte del giocatore da questo punto di vista. Siamo a dicembre del 1991, proprio in questo periodo si stava concretizzando il sorpasso del Super Nintendo ai danni del Mega Drive, e ci stava riuscendo soprattutto grazie ad una feature particolare, il Mode 7, ovvero la capacità di zoomare e ruotare altri effetti, gli sprite e i fondali in maniera particolarmente efficiente e fluida. Non possedendo il medesimo chipset, le altre console semplicemente non potevano fare lo stesso. Per cui, ove possibile, ogni sviluppatore cercava di fare qualcosa in questo senso per dare al proprio prodotto un profilo di grande modernità, oltre che uno spettacolo normalmente scaturente da questa particolare funzione. Questo è precisamente quello che ha fatto la Human, che ha inclinato più in basso il piano di gioco, ottenendo uno spostamento in prospettiva della telecamera, decisamente fluido e scenografico. Per l'occasione, per mantenersi anche in questo caso alla moda, è stato leggermente modificato anche il titolo in Super Formation Soccer. Per fortuna sono state apportate anche delle migliorie, infatti i controlli per esempio sono realizzati meglio. Oltre al tasto per il tiro forte e per il passaggio, che funziona ancora male, purtroppo, c'è anche un pulsante per il tiro basso, che può essere all'occorrenza utilizzato proprio come passaggio. E permette occasionalmente di lanciare la palla in uno spazio vuoto sperando che poi sia il nostro giocatore ad andarla a prendere. Abbiamo detto che il grosso problema di Formation Soccer era quello di costruire un'azione in maniera decente, ecco, su Super Nintendo non ci sono progressi straordinari, ma il pulsante extra restituisce una sensazione quantomeno migliore. La difficoltà inoltre è stata un po' abbassata e questo è particolarmente apprezzabile anche se il risultato di questa partita proprio non lo direbbe, ma dovete perdonarmi, è stato uno dei primi match che ho giocato e registrato. Ecco, meno rilevante, ma ci tengo davvero a dirvelo, è stata migliorata la colonna sonora. Infatti durante il gioco, come molto spesso accade nei titoli giapponesi, c'è sempre una nenia di sottofondo. Su PC Engine era al limite dell'insopportabile. Invece su Super Nintendo, certo, non siamo di fronte a un capolavoro, ma è realizzata meglio. È quasi simpatica, ricordandoci che comunque qualsiasi colonna sonora ascoltata per 20 partite diventa insostenibile. Forse anche questa volta per carenza di titoli simili, la Nintendo stessa si interessò a questo prodotto per distribuirlo essa stessa nei territori occidentali con un nome leggermente diverso, ovvero Super Soccer, con leggerissime modifiche grafiche giusto per omologarlo allo stile della casa e soprattutto con una censura piuttosto discutibile che vi mostro. Ovvero il disegno della coppa da conquistare, ispirato ovviamente alla Coppa del Mondo, ma diversa, che rappresentava un uomo che sosteneva un enorme pallone di gioco. L'uomo, attenzione, attenzione, sembrava nudo, quantomeno a torso nudo. Impossibile per la Nintendo pubblicare qualcosa con contenuti così offensivi. E allora il design della coppa è stato cambiato con qualcosa di molto più anonimo e brutto. Detesto questi comportamenti di Nintendo.
Tornando al nostro gioco, comunque la Human nel 1992, quindi circa un anno dopo questo debutto su Super Nintendo, pubblicò Super Formation Soccer 2, che era pressappoco lo stesso videogioco con piccole correzioni, un numero di nazionali in più, possibilità di gioco in 4 e un portiere decisamente più sveglio, o quantomeno non altrettanto incline alle papere. Ma torniamo ad avvicinarci a quel che abbiamo visto in presentazione. Sapete quale campionato veniva definito a livello internazionale il più bello del mondo? Ebbene sì, non la Premier come oggi, ma la nostra Serie A. Ed in Giappone, voi anche per la popolarità estrema di campioni quali Roberto Baggio, c'era una sorta di adorazione per il nostro torneo. La Human quindi cosa fece? Semplicemente munirsi della licenza ufficiale della Serie A e realizzare un episodio di Formation Soccer, o meglio Super Formation Soccer, in questo caso, ad essere dedicato. La presentazione è uno slideshow di immagini, note, di stadi quali San Siro, scene di tifosi e così via. Il gioco è basato su un'edizione che nel frattempo era stata pubblicata per Super Nintendo di Super Formation Soccer del 1994, che andava a rifinire senza stravolgere l'episodio originale. Come vedete, la selezione della squadra contempla tutte le squadre del torneo, anche le più piccole, persino con la possibilità di editarle. Sono altrettanto presenti i loghi, molto ben fatti. Per onorarli al meglio, infatti, questo menu è stato anche preparato con una risoluzione leggermente superiore a quella standard del Super Nintendo. Scelgo di giocarmi una Juventus Bari e andiamo avanti. Ovviamente selezione della squadra, sia formazione sia rosa dei calciatori. Bello che i dettagli abbondino sia per le squadre maggiori che per quelle minori, anche se non sono proprio sicuro che la grammatica dei nomi sia rispettata con gli ideogrammi. Comunque, questo è il gioco. Cosa cambia rispetto ai precedenti Super Formation Soccer? Non molto, ma pad alla mano si avverte un feeling diverso. Inoltre, come vedete, tutti i giocatori sono più distinguibili fra di loro. Rivoluzione per le orecchie, innanzitutto, infatti non c'è più la musichetta persistente in sottofondo, ma rumore di tifosi dagli spalti, e questo secondo me amplia in maniera decisa il godimento da parte del giocatore. Ovviamente anche la grafica degli spalti è personalizzata con riferimenti tricolori. Altro piccolo dettaglio lo notiamo in basso, infatti è presente una barra che ci indica la squadra in possesso palla con il ruolo e il nome del giocatore. Un altro particolare, piccolo ma gradito, è la sensazione di nebbia, foschia, lungo il campo di gioco che regala una sensazione di maggiore realismo. Sembra effettivamente un titolo molto meno cartunesco di quelli conosciuti precedentemente. Su questa base di Super Formation Soccer, devo dire, si cominciano a creare azioni di gioco decenti. Il gameplay è meno frenetico, ma garantisce maggiori soddisfazioni al giocatore. Direi per fortuna, dato che il mercato dal 1991, ovvero anno del debutto su Super Nintendo, era cambiato moltissimo, sia perché dall'Europa erano cominciati ad arrivare titoli di maggiore spessore, quali le conversioni di Kickoff e di Sensible Soccer, sia perché altri protagonisti sul mercato stavano cominciando a fare la voce grossa, soprattutto Electronic Arts con FIFA e Konami con International Superstar Soccer. E se il primo Formation Soccer compì un viaggio da PC Engine, Super Nintendo, Super Formation Soccer 95 della Serie A, come intitolato e sottotitolato questo, ha fatto il viaggio contrario, ovvero è arrivato da Super Nintendo a PC Engine, ma esclusivamente PC Engine CD. Italia, il paese della passione. Il popolo italiano brucia l'energia, i passioni con il calcio della Serie A, che è il migliore del mondo. Dove il migliore giocatore del mondo sono a riunire rapidità, forza e tecnica nel spettacolo che fare la felicità del tifoso. Tutto il sogno, desiderio, emozione di cuore del tifoso di calcio, lei viverà adesso, aspirando l'apice, il sensazionale gioco irà a iniziare.
Penso di poter ascoltare e riascoltare l'audio di questa presentazione infinite volte e continuare a ridere come uno scemo. Non so cosa sia potuto accadere, ma probabilmente i testi di questa introduzione sono stati affidati ad un giapponese che avrà avuto al massimo un'infarinatura di italiano, con quel testo già sgrammaticato sottoposto ad un doppiatore che ne ha ulteriormente e terribilmente deturpato la pronuncia. Io amo i giapponesi per cose di questo tipo. E chissà in questi menu cosa hanno combinato con i giocatori, ma anche qua, vedete, studio delle Alpi. Gli stadi, secondo i giapponesi, sono degli studi. E non soltanto il delle Alpi è tradotto in questa maniera, ma tutti quanti gli altri. Che miglioramento nella grafica rispetto al vecchio Formation Sucker per PC Engine? Beh, ovviamente i programmatori hanno sfruttato la macchina molto meglio negli anni e soprattutto questo videogioco si avvale, casomai sia presente, della scheda Arcade Card che permetteva al PC Engine di accedere a una quantità di memoria molto superiore a quella standard. Direi che sembra quasi un videogioco per Neo Geo e la giocabilità è migliorata rispetto all'originale e non di poco, nonostante il gioco riesca a conservare la sua identità. L'azione è decisamente più veloce e fluida, le azioni sono ancora difficilotte da costruire e rimane quella sensazione da gioco di rugby, con contrasti e spallate all'ordine del giorno e palle a mezz'aria contese con particolare vigore. I comandi purtroppo sono gli stessi del PC Engine, ovvero basati su una configurazione a due pulsanti, dove il passaggio è stato molto migliorato, per carità, ma restano i limiti di costruzione della manovra. È anche più difficile tirare perché se ci poggeremo un po' troppo sul tasto dedicato, vedremo il nostro pallone schizzare immediatamente in tribuna. Però ecco, i giapponesi a volte eccedono in zelo, e le traduzioni abbiamo visto che non sono proprio il loro forte, neanche il doppiaggio. E forse questa persona che li ha aiutati a fare questo lavoro doveva essere anche un po' birba, su. Tiro di meta! Sì ragazzi, è proprio quello che avete ascoltato. Il telecronista, quando la palla va fuori, dice sempre tiro di merda, o più o meno quello che un giapponese vorrebbe intendere. Se proprio vogliamo andare a vedere il pelo nell'uovo, dice anche falta al posto di fallo, scambiando italiano e spagnolo, ma davvero quando c'è un tiro di merda di mezzo direi che il resto sono veramente dettagli. Inutile nascondere che dopo una roba del genere tutto passa in secondo piano, però vi mostro già che ci sono anche la possibilità di disputare il campionato di Serie A selezionando la nostra squadra fra una rosa di tutte quelle realmente disponibili per rispettare poi il reale calendario di quell'anno, quindi davvero una attenzione notevole per tutti questi piccoli dettagli. Peccato che dobbiamo sorbirci ogni schermata di ogni risultato per farci vedere ogni volta i loghi e tutto quanto il resto. Tutta questa roba non è skippabile, ma per fortuna tocca subito alla nostra partita contro il Brescia, debutto di campionato, allo studio Mario Rigamonti. E prima di salutarvi, vi mostro l'unica azione di gioco nella quale io ho segnato un gol in questi video che ho preparato. A presto e alla prossima rubrica. Se questo video vi è piaciuto vi prego di condividerlo perché il passaparola è sempre la parte fondamentale del successo su YouTube e io non è che abbia tantissimi iscritti. A presto!